Fratelli rossoneri, amici e rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. E buon giovedì a tutti, amici. Allora, ragazzi, innanzitutto, prima di cominciare il solito video piccante della mattina, perché sta settimana qua io rincaro la dose, non le mando a dire, non me ne frega un cazzo. Se prima potevo stare attento a quello che dire, che magari offendevo la squadra di qualche tempo, io dico quello che penso, punto, basta. Me ne sbatto veramente le palle, perché comunque sia, sono stufo di trattenermi e di... Naturalmente i video saranno fatti naturalmente sempre in maniera nella più completa educazione, cercando di tenere la più completa educazione possibile, anche se molte volte è veramente difficile trattenersi proprio completamente, diciamo. Programma di oggi, amici miei. Allora, la chiamata col Gasp la mattina, il mister ancora sta dormendo, quindi mister Gasp, che volevo anche scusarmi che magari ieri è stato un po' duro, magari la facciamo nel pomeriggio o stasera, vediamo un attimino. Solito oggi, ore 14, live, che andiamo anche un po' a parlare un po' di tutto in generale sul tubo, e stasera facciamo un'oretta con tanto di Rasta Quiz dalle 9 alle 10 sul canale Viola. Benissimo, signori. Allora, perché ancora non si sgarra? Grazie per i 9 abbonati anche ieri, numerosissimi, sul canale Viola, già stati inseriti comunque nel nostro gruppo Telegram, sta sempre salendo di più come numero. Grazie, sta creando veramente, ragazzi, un bellissimo gruppo, quindi invito chi c'ha il Prime, che è gratuito, a iscriversi al canale Viola. Bene, detto questo, signori miei, io credo che quest'estate io farò veramente una grossa, grossa, grossa fatica io di fare per l'Italia agli europei, ma vi spiego perché. Per due elementi farò fatica, perché io quei due personaggi lì, sinceramente, io non li posso vedere. Per me sono veramente il male del calcio, l'arroganza del calcio, la scorrettezza del calcio. Cioè, veramente, io quei due personaggi lì, se di uno avevo un pochettino di stima fino a poco tempo fa, proprio invece si è anche lui proprio fomentato proprio nello stile di quelli lì di Torino. Cioè, proprio una roba incredibile. Sto parlando del signor Giorgio Chiellini, che non mi era neanche tanto antipatico fino a un po' di tempo fa, ma con il suo compagno di merenda è tornato, grazie a Dio, tornato da loro dopo un anno di figuraccia a Milano. Il signor Leonardo Bonucci veramente è una roba che è una cosa invivibile. Dalla panchina addirittura ieri le ha urlato, non so se l'arbitro o un altro avversario, non fare il fenomeno, che si è sentito, però naturalmente loro possono dire e fare tutto quello che vogliono, si sa benissimo, perché a noi per un ti sembra strano, c'è stato il rosso diretto, e invece Bonucci, quando è tura da Rosetti, così a urlare nelle orecchie, pari, urlarli, fomente nelle orecchie, io non so se hanno mai preso forse un giallo loro per proteste o per scenate tipo quella di Chiellini con l'altra sera contro l'Inter, scenate allucinanti da cinema proprio. Ecco, cioè, questo qua addirittura fa i falli che sgomita, sempre, cioè, queste scenate isteriche proprio stile di quelli di Torino, proprio una roba. E poi vedete, anche in queste piccole cose, vedete, uno dice: perché ce l'avete sempre con noi? Perché avete questi personaggi, anche come Nedved, anche in tribuna? Avete questi personaggi che è normale che poi voi fomentate l'odio, una parola grossa, perché ricordiamo sempre che è un pallone che rotola e l'odio non ci deve mai essere, anche se veramente ce lo tirate fuori. Ma proprio ci procurate veramente tanta antipatia nei vostri confronti, proprio per questo cazzo di atteggiamento che avete, veramente da supereroi, perché vi sentite protetti da non si sa che io, non si sa che cosa. Bonucci ieri ancora dalla panchina rompeva i coglioni. Sì? Arrivo un attimo. Proprio fomentava, vieni pure dentro se vuoi, fomentava veramente l'antipatia, l'arroganza proprio, la presunzione di essere protetto, che si può fare quel cazzo che si vuole per loro. Bene, io veramente con questi due elementi titolari farò fatica a tifare Italia, perché quei due lì non posso tifare. Naturalmente tiferò l'Italia lo stesso, perché essendo italiano, naturalmente poi l'Italia a me non mi provoca le stesse sensazioni, neanche un millesimo di quelle che mi provoca la Cimila. Però va bene, naturalmente sarei contento se vincesse l'europeo, ma non sarei contento perché due lì che proprio veramente sono una roba invivibile. Bene, detto questo, ragazzi, niente, ieri c'è stato
c'è stato qualcuno che è uscito dal campo deluso, amareggiato. Comunque, il primo tempo, soprattutto, c'è da mettere che è stata una partita bellissima. Il primo tempo marchiato Atalanta, fra mille polemiche, come abbiamo potuto vedere come al solito. Secondo tempo, invece, la Juve uscita fuori ha fatto comunque una bellissima partita. Io spero che riconfermino Pirlo a vita. E niente, questo è un gol perché lui, comunque, quelli di Torino c'è da dire una cosa: che i giocatori li hanno. Sta a noi domenica veramente di fare la partita della vita, che sarà durissima domenica perché l'Atalanta è veramente una squadra molto, molto forte. Avevo detto davanti che prenderei per il dopo Ibra. Ecco, il nome adesso ce l'ho, si chiama Duvan Zapata. Ecco, io per il dopo Ibra, io prenderei veramente, se dovessi spendere soldi anche se a 30 anni, io prenderei il signor Duvan Zapata insieme ad Ilicic. Questa è la mia riflessione di oggi. Oggi pomeriggio vediamo se riusciamo a contattare anche il mister Gasper, vediamo se risponderà, perché sapete che è impegnato, oggi sarà anche un attimino un po' amareggiato, anche se da una parte anche felice, perché sapete che il suo cuore è zozzo nero. Merda nero lì, quelli lì di Torino e di quelli di Torino. Comunque, vabbè, ragazzi, un grosso bacio, un grosso abbraccio. Ciao a tutti, a dopo, eh.